In queste campagne, accanto alla cascina pecorara, termina il suo corso la Roggia Vecchia, che ha alle spalle una storia lunghissima ed è stata protagonista della vita attiva di Vigevano. Merita la giusta attenzione la cosiddetta Roggia Vecchia, il più antico canale che si introduce a Vigevano. Ogni tanto affiora qua e là ai bordi della città, ma trae origine nel silenzio delle campagne circostanti, raccogliendo le acque di torrenti e fontanili. Andiamo a scoprire la sua origine presso le cascine di Barbavara, frazione di Gravellona. Ecco il punto in cui le sue acque spumeggianti si distaccano da un grande canale e iniziano il lungo cammino fra i campi verso Vigevano. Si inoltra poi fra argini frondosi, attraversando le colture vicino alla frazione Piccolini. Poco oltre questo quadretto poetico si tuffa sotto le vie della città, riaffiorando talvolta, finché raggiunge la sua ultima meta, portando acqua alla cascina pecorara e alla Sforzesca. Ma fino a ieri ha dato il suo contributo prezioso alla vita della gente. Questa, come altre pale in gran numero, hanno preso forza dalle sue acque, come ancora si vede negli impianti di Via dei Mulini nel cuore della città. Ancora funzionante, il mulino di Porta Nuova, di grande potenza, che ha visto passare fra le sue macine tonnellate e tonnellate di cereali, da quelli in uso in altri tempi, come il farro, fino al frumento e al grano turco di oggi. Ma altri mulini sono ormai abbandonati, come quello della Resega per il taglio del legname, o quelli per pulare il riso o per la follatura dei panni di lana.